Un fantasy diverso, problematico, pessimista, carnale. A ipotizzarlo ben prima dei fasti di George Martin e della sua truculenta epopea del Trono di Spade è stato l'inglese Michael Moorcock, vero pioniere di una letteratura dell'immaginario cupa e alternativa, per non dire opposta, alle ieratiche atmosfere dell'epos tolkieniano. Di Moorcock, 80 anni compiuti da poco e un vero pilastro per gli appassionati del genere spada e stregoneria, viene adesso ripubblicato in Italia il ciclo originale del suo personaggio di culto, su cui è in cantiere anche una serie TV, Elric, principe albino del dispotico e decadente impero di Melniboné. Con la sua figura esile e la disturbante bellezza, Elric non è un paladino senza macchia, ma un personaggio oscuro, complesso, a tratti crudele. La salute cagionevole è sostenuta prima dalla magia, poi da una spada senziente, tempestosa, che si nutre dell'anima di chi trafigge. Alla vicenda di Elric si sovrappongono quelle di Corum, Oakmoon, Erekos, Jerry Cornelius e di altri eroi tormentati delle saghe di Moorcock, tutte incarnazioni simultanee dello stesso archetipo vivente, il campione eterno, scelto dal fato quale agente dell'equilibrio cosmico fra le forze primigenie della legge e del caos. Volti diversi dunque per un unico personaggio simbolo, in azione ubiqua sugli scenari del multiverso, la complessa architettura di dimensioni parallele immaginata, anche qui con grande anticipo sui tempi della letteratura, dallo scrittore londinese. Penso che l'idea del multiverso, sia in fisica che nella narrativa, sia nata come reazione alla teoria del Big Bang. Credo sia proprio così. La teoria del Big Bang in sostanza dice che tutto proviene dal nulla e che finirà nel nulla. Ecco, questa è un'idea che molti scienziati, ma anche gente comune come il sottoscritto, non possono accettare. La ragione per cui mi piace l'idea del campione eterno e anche quella del multiverso è che la loro portata si può estendere senza limiti. Si possono scrivere storie di fantascienza, di fantasy e persino storie cosiddette normali, mettendo sullo sfondo un ragionamento di questo tipo. La scrittura è ispirata da autori come Burroughs, Shaw, Woodhouse, l'attivismo politico, l'impegno su fronti creativi diversi che spaziano dalle trame di fumetti e videogiochi ai testi della musica rock fanno di Moorcock un autore fantasy decisamente atipico, proprio come la sua prosa, eclettica e spiazzante, attraversata da allusioni simboliche e da un titanismo tragico che ricorda il senso di crepuscolare ineluttabilità delle antiche saghe norrene. Un affascinante ordito di percorsi narrativi su più livelli, pardon, dimensioni, in cui il lettore italiano finalmente può tornare a perdersi.